Benvenuti alla diciannovesima puntata della rubrica cos'è il denaro che oggi riguarderà la banca di Amsterdam con cui poi lasceremo uh, l'Olanda e il suo sistema economico finanziario rinascimentale. Um, questa banca pur nascendo pubblica e con scopi e regole effettivamente a difesa dei cittadini inizierà a delineare i connotati delle prime banche centrali moderne anche se a differenza della Banca d'Inghilterra che nascerà quasi 90 anni dopo non avrà come obiettivo nessuna speculazione ma riuscirà a creare una sorta di base monetaria anche se con caratteristiche e generaz generazione diverse dalle attuali come abbiamo visto in molte puntate precedenti in particolare nella tredicesima quando è iniziata questa avventura nel rinascimento Amsterdam prese il posto di Anversa come centro finanziario europeo e molti dei mercanti e degli operatori finanziari si trasferirono da Anversa in massa ad Amsterdam, quando eh, la città fiamminga fu assiedata, assiedata, eh, assiedata eh, da Alessandro Farnese, per conto degli spagnoli nel 1584. Quando 13 mesi dopo eh, la città capitolò, 19.000 tra mercanti, banchieri e broker si trasferirono nella città olandese. Come già detto nelle settimane scorse, l'Olanda offriva la libertà eh, religiosa e molti marrani ebrei si trasferirono qui per fuggire dalla persecuzione dell'Inquisizione spagnola e portoghese. Alcuni ebrei emigranti da Anversa fondarono un'istituzione di scambio bancario una banca vis per scambiare le monete e scontare i cambiali, raccogliere i depositi ed erogare i prestiti. I commercianti di Amsterdam erano svantaggiati nei pagamenti in cambiali eh, dai costi della zecca, che tendevano a diminuire il contenuto metallico delle monete, con conseguenze e conseguenti fenomeni inflattivi al momento della redenzione delle loro scadenze. Il portoghese ebreo eh, Simon Luce secondo Herbert Bloom a cominciare questa attività bancaria nel 1602. Alla fine del Cinquecento e all'inizio del Seicento in Olanda erano presenti sei zecche provinciali, molte altre comunali e private e diverse monete coniate. Con il paese aperto anche al commercio internazionale e la presenza quindi di tutte le altre eh, le monete degli altri paesi. Secondo Hart, le monete presenti in Olanda tra i due secoli erano tra le 800 e le 1000. I due coni olandesi principali furono il Rixdalder e il Lieveldalder, grandi monete d'argento utilizzate per i pagamenti commerciali di importo rilevante. Un eh, RISK DALDER conteneva 10,45% di argento puro e aveva un prezzo assegnato di 2,35 FIORINI. Il LUE WENDALDER conteneva 8,44% di argento puro e aveva un prezzo assegnato di 1,9 FIORINI. Questo determinò situazioni di incertezza dovute ai vari cambi manipolati dai cambiavalute Ricordando che il conio non era un monopolio statale anche se regolato per legge. Infatti, dal 1576 in Olanda era in vigore la prima legge di conio libero d'Europa che permetteva ai metalli preziosi di passare facilmente da lingotti a monete. Le operazioni effettuate questa attività bancaria degli ebrei erano confuse e con tassi elevati e molto variabili ostacolando gli affari dei mercanti di Amsterdam che quasi subito chiesero l'istituzione di un istituto bancario cittadino affidabile per l'economia della città il governo così creò nel gennaio 1609 la banca di Amsterdam proibendo contemporaneamente a tutti gli altri soggetti ebrei e non l'attività bancaria. La banca di Amsterdam aveva come compito fondamentale quello di regolamentare, controllare e scambiare le monete, proteggendole dalle speculazioni dei valute e non quella di erogare credito. Essa forniva uno sportello di cambio affidabile, veloce ed efficiente. La banca era di proprietà della città e non era un istituto privato. Non era una banca di emissione, anche se, come vedremo in seguito, fu oggetto di scandali per questa attività in un paio di casi, ma era un deposito di denaro. Il governo della città impose inizialmente che tutte le cambiali sopra i 600 fiorini fossero cambiate presso la banca, monopolizzando efficacemente così il cambio del denaro. Successivamente il limite fu abbassato a 300 fiorini. I conti dei clienti potevano essere accreditati con il deposito di monete o da un trasferimento eh, delle banche, della banca e addebitati con gli stessi criteri senza il pagamento di interessi. Non venivano concessi nemmeno gli scoperti e la banca non scontava cambiali e non applicava interessi sulle cambiali ma aveva solo una funzione di raccolta. Il governo era responsabile e garantiva i depositi per renderli immuni dalla speculazione. Esso era responsabile del governo della banca eleggendo ai suoi vertici un collegio di tre commissari provenienti dal Consiglio comunale, mentre il deposito delle monete era conservato sotto al Municipio. Le operazioni di sportello di accredito e a debito nei vari conti furono gratuite fino al 1683, mentre la banca traeva profitti fino al 2,5% dagli acquisti di metalli preziosi in lingotti, che forniva poi alla zecca della città, essendone l'unica fornitrice autorizzata. Questi profitti venivano versati al comune che li utilizzava per la spesa pubblica. In questo modo la banca stabilizzò il cambio valutario, favorendo l'economia reale, sconfiggendo la speculazione sul cambio delle monete. Inoltre la banca di Amsterdam protesse i cittadini dalla deflazione del contenuto metallico operata dalle zecche, una sorta di tassa nascosta che provocava svalutazione quando venivano regolati i pagamenti. Questo portò benefici al commercio e all'industria, sfavorendo i profitti sul cambio, la raccolta, l'abbattimento e l'usura del conio che destabilizzavano invece l'economia reale. La banca, infatti, essendo responsabile dei cambi di moneta, controcambiali e dei depositi, controllava all'atto del deposito del cambio la qualità stessa del conio. Quando ad un commerciante veniva fatto un accredito in pagamento con un trasferimento presso la banca di Amsterdam. Se intendeva ritirare fiorini d'oro e contanti, questi venivano garantiti nel peso e del valore della, dalla banca in modo che il cliente non dovesse preoccuparsi di controllare la qualità delle monete. Questo perché qualsiasi deposito in monete alla banca veniva controllato in modo che fossero depositate solo quelle non usurate e in buono stato. Non prevedendo l'uso di assegni, la banca di Amsterdam obbligava i clienti a recarsi agli sportelli per ogni accredito, ogni addebito e deposito in moneta, avendo in questo modo sia un effettivo controllo qualitativo del conio che una copertura del 100% in metallo prezioso dei propri depositi. Questo sistema scoraggiò così ogni tosatura delle monete e anche lo sfruttamento degli assegni come mezzo di creazione monetaria. Il compito iniziale della banca era quindi molto semplice: proteggere i commercianti e i cittadini dall'usura e dalla manipolazione della moneta, garantendone la qualità e la riserva al 100% dei depositi della banca in conio reale. Ben presto la banca, però, apprese come manipolare il rapporto tra i suoi depositi e la moneta in circolazione, considerando che quella accreditata presso di lei era garantita dalla svalutazione. I clienti infatti preferivano tenere le loro monete d'argento e d'oro depositate presso la banca piuttosto che lasciarle circolare esponendole all'usura. Infatti la banca non poteva influire sul valore nominale del governo, né su quello imposto dal governo, né su quello intrinseco che le zecche conferivano alle nuove monete in circolazione, ma solo garantire le vecchie monete già in deposito. Già nei primi anni di vita della banca il governo fece degli aggiustamenti valutari, spostando il valore dei nuovi coni da quello dei più vecchi, ehm, dei, vecchi dei più vecchi più valutati. Nel 1645, questo spostamento divenne evidente: con la sola banca a mantenere il valore del vecchio conio, mentre l'economia olandese si standardizzò sul valore delle nuove monete. Questo determinò la nascita del fiorino della banca come unità di conto distinta dal fiorino in circolazione e la nascita di un relativo mercato di scambio tra i due fiorini che fruttava un profitto chiamato agio per la banca di circa il 5% in quanto per difendersi dalla svalutazione i clienti preferivano il cambio, il deposito con la banca alla circolazione delle monete che tendevano a svalutarsi. Il denaro della banca aveva sempre un valore maggiore del circolante. In particolare prima della fondazione della banca le varie zecche cercavano sempre di ottenere profitto diminuendo il valore intrinseco della moneta, mentre il rapporto tra i due coni eh, principali era continuamente calcolato in base al loro valore nominale e al contenuto in metallo, colpendo in particolare i commercianti nei grandi pagamenti a fronte delle loro cambiali. La Banca di Amsterdam fu fondata proprio per proteggere questo settore, contrariamente a quella d'Inghilterra, che voleva invece trarre profitto indebitando stato e cittadini. Il problema rilevante era nella coniazione con diverso contenuto metallico da parte delle varie zecche e anche dello stesso tipo di moneta. Qualsiasi cliente in possesso di argento e con dei pagamenti da effettuare tendeva a farsi coniare moneta più leggera in modo da corrispondere meno metallo prezioso. Per porre rimedio a questa eh, tendenza nacque la banca di Amsterdam che però non era immune dagli aggiustamenti valutari dello Stato. Ad esempio un deposito di eh, 250 Riesgdalder eh, presso la banca nel 1609 che valeva 600 fiorini, nel 1619 con l'aumento del prezzo ufficiale del Riesgdalder da 2,4 a 2,5 fiorini, eh, questo deposito eh, con, questo eh, con questo aggiustamento si aveva una perdita netta del 4% in argento e la mancanza di protezione eh, nei riguardi dei depositanti. Chiaramente il prezzo di riferimento era in fiorini anche per la banca e Per questo motivo, lo Stato interruppe gli aggiustamenti valutari dal 1619 per riprenderli successivamente. La banca, invece, non si oppose fu protagonista degli alleggerimenti ai danni degli altri Stati per sfruttare il rapporto di cambio tra oro e argento con le Indie, come vedremo in seguito. Nel frattempo, gli spagnoli olandesi iniziarono a coniare il Padagon ad Anversa per imitare il Ristalder dal 1612. Il prezzo ufficiale di questa moneta venne fissato dallo Stato per scoraggiarne l'uso solo da un'ordinanza del 1622, quindi 10 anni più tardi, a un prezzo ufficiale di 2,35 fiorini rispetto al prezzo del Ristalder di 2,5 fiorini favorendo quest'ultimo per ripagare un debito in quanto aveva il 4% in meno di argento ma un prezzo del 6% maggiore. Ma ci fu un effetto imprevisto visto il maggior contenuto argentifero del, del Padagon, questo ostacolò la conversione in Ristalder riducendo la circolazione di quest'ultimo in quanto il maggior contenuto metallico veniva preferito nel pagamento. Il Riskdalder, nonostante non avesse grossa fortuna in patria, era però conveniente nei pagamenti internazionali, come vedremo in seguito, per sfruttare indirettamente il rapporto in India con loro. Il ehm, Dalder invece, fece crescere i depositi della banca di Amsterdam fino a un milione di fiorini tra il 1615 e il 1618. Per effetto di un maggiorato valore intrinseco, aumentando di nuovo nel 1630 con i depositi presso la banca che aumentarono repentinamente a un milione e mezzo di fiorini. Dal 1630 vi fu anche un forte afflusso di argento in Olanda che consentì di aumentare il valore intrinseco delle monete, portando quello del Risdalder ad un 4% sopra quello del Patagon. Nel 1638 il governo per porre fine alla dominazione del Padagon portò il suo valore al pari eh, di quello del Riesdalder, ma questo fece preferire il maggior contenuto argentifico per i pagamenti facendo di fatto cessare in patria la circolazione del Riesdalder a favore del Patagon, con una svolta definita molto importante nella storia monetaria inglese dagli storici. La banca di Amsterdam, costretta a convertire i Ristalder in Padagon, subì una corsa agli sportelli che la obbligò dal 1641 a rinunciare al profitto tra le due monete, mentre i suoi clienti perdevano il 4% di valore in argento. La situazione divenne così critica che il governo nel 1645 di nuovo svalutò il Padagon del 4% ricreando due distinte unità di conto. E ripristinando l'agio per la banca che inoltre applicò ufficialmente delle spese per i prelievi anche se le aveva applicate ufficiosamente nei periodi precedenti attraverso il tasso di cambio il nuovo tasso di cambio e le spese applicate dalla banca fecero prosperare i broker che svilupparono la negoziazione di trasferimento dei depositi tra moneta in circolazione e moneta depositata attraverso dei certificati di deposito in un apparente uh, arcaico sistema che oggi si rispecchia nella contabilizzazione dei titoli da parte delle banche. L'aggio ripristinato per la banca favoriva naturalmente anche il governo cittadino visto che i profitti gli appartenevano. Dal 1650 l'aggio fu ufficialmente accettato anche grazie al successo del mercato dei cambi valutari. Le spese di uh, prelievo di monete furono evitate grazie a questo mercato che ebbe come conseguenza anche la limitazione della circolazione di monete in favore delle ricevute di deposito offerte dai broker, che costituirono l'affermazione della circolazione del denaro cartaceo in Olanda. Poi nel 1659 il governo olandese rimpiazzò il padagon con il ducat d'argento ovvero il ducato in italiano, a un prezzo di 2,4 fiorini di banca e 2,5 fiorini di <ride> valore circolante. Una legge però consentiva alle zecche di alleggerire il ducat dell'1% senza incorrere in sanzioni, provocando nuove perdite per i correntisti della banca di Amsterdam che avevano questa eh, moneta in sostituzione del padagon. Di riflesso anche la crescita dei depositi della banca si arrestò e questi fluttuarono tra i 9 e i 5 milioni di fiorini di banca fino al 1680. Venne introdotto anche il rider di argento con un prezzo di 3 fiorini di banca e 3,15 fiorini circolanti. Comunque l'inflazione media si stabilizzò mentre era aumentata nel periodo precedente in concomitanza con l'aumentare dei depositi. I depositi crollarono da 7,2 milioni a 4,9 milioni di fiorini con l'invasione francese del 1672 che preoccupò i depositanti per la sottrazione delle monete dai forzieri della banca facendogli effettuare molti prelievi, ma un anno dopo eh, un'ondata di 500 tonnellate di argento arrivò in Olanda e furono queste 500 tonnellate coniate in 7 milioni di fiorini di nuovo conio. Successivamente l'aumento del prezzo dell'argento rese sconveniente il ducat, mentre già dal 1659 la Zelanda, la provincia più meridionale dell'Olanda aveva introdotto il dalder, un tallero in italiano potremmo definire una moneta più piccola del valore di 1,5 fiorini nel 1676. Dal 1680 anche le province di Utrecht, uh, West uh, Friedland e Oversel uh, iniziarono a coniare monete simili limitando la circolazione del Ducat e invadendo il meridione del paese con questa nuova moneta. La risposta del governo fu l'introduzione del fiorino d'argento nel 1681 e il divieto per la banca di Amsterdam di accettare Dalder dal 1686 fino a far divenire il fiorino la moneta standard nel 1694 unificando il sistema monetario. Dal 1683 inoltre vi fu un altro importante avvenimento nel sistema monetario olandese con l'introduzione ufficiale delle ricevute di deposito e con il termine dell'obbligo di conversione di queste ricevute da parte della Banca di Amsterdam, trasformandole di fatto in un denaro cartaceo registrato sul libro mastro. Con questa innovazione la Banca di Amsterdam assunse caratteristiche del tutto simili alle attuali banche centrali moderne con i depositi in costante crescita fino alla fine del Settecento e con stagnazioni solo nei periodi bellici, divenendo così anche una banca di rifugio per il denaro internazionale, con depositi che arrivarono fino ai 20 milioni di fiorini. Anche l'oro venne attratto in quantità abbondanti in Olanda. Restavano le altre monete per i pagamenti internazionali, mentre il fiorino era la moneta domestica. Dal 1681 al 1795 la coniazione fu divisa in quattro monete, il guilder, ovvero il Fiorino, eh, il Dalder, il ducat della Zelanda, il Dalder della Zelanda, scusate, il Ducat eh, e le monete commerciali per, per l'estero eh, che rimasero il risdalder, il Lewendhalder e altri eh, Dugas e Readers dominanti anche in alcune aree specifiche. La banca attirò grandi depositi da tutti i Paesi Bassi. Nel 1611 aveva solo 708 depositanti con 925.000 fiorini depositati. Nel 1701 aveva 2.698 depositanti per 16.280.000 fiorini depositati. In Olanda, la separazione tra la banca di credito e il comparto bancario ebbe ottimi risultati e impedì ai cambiavalute di trasformarsi in banchieri, come invece stava avvenendo in Inghilterra. La banca fece tre eccezioni nel concedere scoperti. Alla città di Amsterdam, alla Compagnia delle Indie Orientali e per finanziare una banca di prestito della città, la Banca von, eh, von eh, Leining, nel 1614. Secondo alcuni, questa banca fu una banca di emissione e creazione di denaro, ma comunque le sue attività erano ridotte. Invece i prestiti alla città cominciarono nel 1624 con un iniziale interesse del 3 o 4% sul suo debito eh, alla banca, poi ridotto a zero quando ci si rese conto eh, di pagarli sostanzialmente a se stessi, vista la proprietà cittadina della banca. Nel 1685 la città eh, aveva un debito nei confronti della banca di 2. 1.976.000 fiorini ridotti a 600.000 fiorini semplicemente decurtandoli dai profitti della banca, che ammontavano a 2.340.000 fiorini, dando un esempio di come una moneta e una banca pubblica eh, possano finanziare un governo. Il problema venne dai grandi scoperti bancari segreti ottenuti dalla Compagnia delle Indie che cambiarono la natura della banca in una banca segreta di emissione. Era un sistema misto di metalli preziosi e crediti bancari che vennero fatti sembrare della stessa natura. Gli scoperti iniziarono già nel 1615 ma per un secolo non diedero problemi, se non allo scoppiare della quarta guerra anglo-olandese nel 1780 che vide la sconfitta con forti perdite della flotta della compagnia con la minaccia per la sua stessa esistenza. Alla compagnia erano stati concessi 7 eh, milioni e mezzo di fiorini in prestito contro obbligazioni sempre della stessa compagnia ma garantite dallo Stato olandese. Durante questa guerra i prestiti erano stati estesi anche alla, cam alla Camera di Prestito Comunale di Amsterdam. Scongiurare la eh, rovina del commercio della città. Nel 1784 la compagnia non era in grado di rimborsare il prestito e nel 1790, eh, 181 anni dopo la sua fondazione, per la prima volta l'aggio sui fiorini andava a scontare il conio. Il pubblico quindi preferì la moneta al denaro bancario con cospicui prelievi che erano stati eh, praticamente dimenticati nel periodo precedente. La banca tentò di opporsi ponendo una questione di consuetudine a questi prelievi che fu però impugnata da un avvocato olandese, Nicolas Bond, che citò in giudizio la banca per farle riprendere i pagamenti in monete, sostenendo che il diritto non poteva essere perso attraverso il disuso. Nel gennaio 1794 la banca fu sconfitta in tribunale e riprese il pagamento in moneta su richiesta ma il rapido ritiro di 2 milioni di fiorini fece sospendere la redenzione poche settimane dopo finché la città di Amsterdam erogò un prestito per sostenere la banca all'invasione napoleonica alcuni rappresentanti del popolo si sostituirono al governo della città e una loro indagine evidenziò eh, per la banca depositi per 11,7 milioni di fiorini, ma monete in oro per 2,5 milioni e altri titoli per 9,2 milioni, sottolineando la mancanza di copertura metallica per i depositi. Nel 1802 il comune, attraverso un prestito forzoso, ristabilì la copertura completa in conio per i depositi. Il debito della Compagnia delle Indie con la Banca, che era di 3.170.000 fiorini nel 1802, fu pagato l'anno successivo, nel 1803. Il finanziamento della Camera, che aveva 845.000 fiorini di debiti nel 1802, fu estinto anch'esso l'anno seguente, nel 1803. Nel 1804 la banca aveva 7,1 milioni in depositi e 7,1 milioni in oro, che eh, diminuirono eh, gradualmente quando il re Guglielmo I d'Olanda fondò la banca dei Paesi Bassi nel 1815, una banca di emissione eh, sul modello ehm, di quella della banca d'Inghilterra che pagava interessi sui depositi e ehm, e funzionava esattamente come la sua omologa in eh, oltremanica. Il re inoltre ordinò lo scioglimento della Banca d'Inghilterra. Al momento della sua eh, liquidazione nel 1820 c'erano 214.000 fiorini in depositi con una riserva esatta di 214.000 fiorini d'oro. <coughs> In generale la Banca di Amsterdam si distingue come una delle migliori istituzioni bancarie della storia, un modello di come un sistema bancario dovrebbe funzionare nonostante l'emissione segreta di nuovo denaro sotto forma di affidamenti alla città e alla compagnia delle Indie già sei anni dopo la sua fondazione. Ma il periodo della Banca di Amsterdam è forse l'unico esempio di buon funzionamento del bimetallismo. Con un successo dovuto alla sua natura pubblica, di proprietà e amministrazione da parte del comune per il bene del paese e dei suoi commercianti e non di soggetti privati per particolari interessi. Questo ha mantenuto il credito e la reputazione della banca nonostante alcune deviazioni dannose. Infatti, anche la banca di Amsterdam, come Venezia due secoli prima. Si impegnò nell'esportazione d'argento europeo in India. Secondo Van Dillen, già nel 1620, la banca di Amsterdam era protagonista del commercio in metalli preziosi, attraendo la moneta d'argento dai suoi vicini grazie a frequenti cambi con un suo rapporto oro-argento favorevole. Questi cambi, usuali dal 1516, Venivano regolati con delle leggi eh, chiamate placards. Le monete inglesi o francesi, anche se usurate di peso superiore, venivano riconiate sotto e spedite in India, tanto da far lamentare i funzionari della zecca francese, che parlarono di malizia nella trasformazione in lingotti delle loro migliori monete sostituite con altre. Più leggere, come fu per il Riskdalder eh, utilizzato nei pagamenti internazionali. <coughs> Anche il consiglio privato reale inglese si lamentò del commercio olandese di argento con l'Oriente che derubava segretamente il regno. Van, Dienel, uh, Van Dillen osservò che in un memoriale dei maestri eh, generali della zecca olandese del 9 dicembre 1680. Si afferma che le banche di cambio, soprattutto quella di Amsterdam, acquisirono quasi tutto il metallo per la coniazione importato, trasforendone soltanto una piccola parte eh, alle zecche per venderne eh, una quantità sempre maggiore nelle esportazioni verso le inghe. Queste operazioni di conilconio erano possibili grazie alla legge olandese di conio libero del 1575. Quest'attività della banca è documentata dall'archivio stesso di Amsterdam. Io per oggi ho concluso e vi saluto a lunedì prossimo. Prima vorrei, però, ringraziare Katia per la sua donazione, ricordando a tutti che se vi è piaciuta questa puntata, potete aiutare le mie ricerche donando anche solo un euro ciascuno sul mio blog, danielepaceblogspot Punto .uk. Ciao a tutti e alla settimana prossima.